Come cambia l'uso dei media in Italia con l'arrivo delle nuove tecnologie? Stando ai dati, il mezzo principale resta la televisione. Secondo l'Eurobarometro, quasi tutti gli italiani la guardano almeno una volta a settimana e per 7 persone su 10 rimane la prima fonte di informazione. Cambia invece la lettura dei quotidiani. I dati FIEG mostrano che i lettori online crescono, mentre quelli della carta stampata, già ai livelli più bassi in Europa occidentale, continuano a calare. Internet è in crescita, ma ha ancora un ruolo marginale. Solo una persona su due naviga regolarmente e soltanto il 7% degli italiani usa la rete come prima fonte di informazione. Non sorprende, quindi, che nel 2010 solo un decimo della pubblicità sia finita online, mentre quasi la metà è andata alla televisione. In generale, l'uso della televisione in Italia è in linea con la media europea. Quello che fa eccezione, però, è che i canali più seguiti appartengono a due sole aziende, Rai e Mediaset, che si spartiscono quasi l'80% dell'audience. Questo non avviene nella stampa, dove i quotidiani più seguiti, La Repubblica e Il Corriere della Sera, raggiungono assieme solo un terzo dei lettori totali. Con i nuovi media, tuttavia, qualcosa sta cambiando. Tra il 2002 e il 2009, la percentuale di italiani che si informa esclusivamente attraverso la televisione è scesa da quasi il 50 al 26%. Il quadro è ancora più complesso se guardiamo alle nuove generazioni. Secondo il Censis, quasi tutti i giovani dai 14 ai 29 anni guardano la televisione, ma allo stesso tempo 8 su 10 utilizzano internet per informarsi. Sembra quindi che i nuovi media si stiano sommando ai media tradizionali anziché sostituirli. E mentre il dominio della televisione è ancora intatto, internet sta aumentando le fonti di informazione, soprattutto fra i più giovani. Insomma, l'Italia è ancora un paese teledipendente, ma ancora per quanto?